Vi faccio vedere una ricetta veloce e gustosa che può rimanere anche fuori dal frigo. Per fare il plum cake rustico e gli spinaci ci serviranno 4 uova, 180 g di latte, 15 g di sale, 30 g di zucchero, 120 g di olio di semi di girasole, una bustina di lievito istantaneo per torte salate, 460 g di farina, 150 g di spinaci sbollentati e 150 g di speck. In una ciotola rompo le uova ed inizio a frullare. Aggiungo lo zucchero, il sale, l'olio, il latte e circa metà della farina. Adesso aggiungo gli spinaci, questi li ho lessati in acqua salata, li ho strizzati per bene e adesso per far meglio li faccio pure a pezzettini con un paio di forbici, così quando li aggiungo all'impasto daranno un bel colore verde. Io ho usato quelli congelati a cubetti, però se ci avete tempo, meglio usa quelli freschi. Li fate cuocere un attimo in padella, li insaporite un po' e poi li buttate in mezzo all'impasto. Invece degli spinaci potete mettere le coste. Li butto dentro e frullo. Aggiungo il lievito e il resto della farina. E in ultimo aggiungo lo speck. E adesso una bella mescolata. Invece dello speck, mettete del guanciale, però ripassatelo prima in padella. Intanto mi scrivete che volete delle soluzioni veloci da portare al pranzo in ufficio. Certo, non deve essere bellissimo mangiare tutti i giorni fuori casa. Io sono fortunata perché casa è bottega, però ogni tanto ci provo a darvi qualche soluzione. Ma fatemi sapere se c'è secco. E adesso metto l'impasto in uno stampo da plum cake imburrato e infarinato. Il mio è lungo circa 30 cm. Gli do una livellata. Con lo stesso impasto potete realizzare 24 muffin, ma mi raccomando, dimezzate il tempo di cottura. E adesso in forno e faccio cuocere a 170 gradi per 40-45 minuti col forno ventilato, a 180 gradi col forno statico per lo stesso tempo. Eccolo, il plum cake è cotto, però prima di sfornarlo meglio lasciarlo raffreddare qualche minuto. Raffreddato. Il plum cake è pronto. Se volete offrirlo ai colleghi basterà portarlo in ufficio intero. Invece, se volete mangiarlo solo voi, ne fate 2-3 fette, lo mettete in un contenitore come questo e ci avete il pranzo pronto. Potete utilizzare anche un pezzetto di carta d'alluminio. Lo incartate per bene e vi rimane bello soffice. Tanto questo non va nemmeno in frigorifero. Però sai che vi dico? Io intanto lo assaggio. Buonissimo. L'abbinamento degli spinaci con lo speck è perfetto.
L'ho fatto in casa per voi. Per il plum cake rustico agli spinaci cominciamo preparando l'impasto. In una ciotola rompiamo le uova e le frulliamo. Incorporiamo uno alla volta lo zucchero, il sale, l'olio di semi di girasole, il latte, circa metà della farina e continuiamo a mescolare. Aggiungiamo gli spinaci spezzettati e frulliamo di nuovo. Inseriamo il lievito, il resto della farina, lo speck e mescoliamo. Versiamo l'impasto in uno stampo da plum cake imburrato e infarinato. Cuociamo per 40-45 minuti a 170 gradi in forno ventilato oppure a 180 gradi in forno statico.